Buongiorno, buongiorno a tutti. Devo dire un altro bellissimo libro. Sono particolarmente fortunato in questo finale di anno perché ho trovato veramente dei libri molto belli. Il libro di oggi è di Eli Amir, eccolo qua. È questa la terra promessa? Innanzitutto il mio ringraziamento sentito va al Museo Ebraico di Bologna e alla Biblioteca Cabral, che insieme gestiscono un gruppo di lettura sulla letteratura israeliana contemporanea che fornisce degli spunti di riflessione molto, molto belli. Io li ringrazio. Questo libro è l'ultimo che è stato discusso in questo gruppo di lettura. Allora, Eli Amir è un autore ebreo nato a Baghdad nel 1937 e negli anni 50 si è trasferito in Israele. Questo libro certamente non è autobiografico, ma chiaramente ricalca un pochettino l'esperienza che ha avuto il nostro autore. Di che cosa parla questo libro? Parla di un gruppo di ebrei residenti in Iraq, a Baghdad, i quali all'inizio degli anni 50 si trasferiscono in Israele. Come sapete, dopo la costituzione dello Stato di Israele, per gli ebrei fuori di Israele non c'era tanto c'era una bella vita, diciamo così, e in qualche modo sono stati costretti a trasferirsi. Dove vengono trasferiti? All'inizio tutti quanti, credo, vanno nei campi profughi, non molto dissimili dai campi profughi che noi conosciamo, quindi la vita è certamente non piacevole, loro vivono nelle tende, e quindi immaginate un campo profughi, insomma, con tutte le difficoltà che ci sono. Ma c'è una possibilità, i giovani hanno la possibilità di andare a vivere e a crescere in un kibbutz. E la storia di questo libro parla appunto di una famiglia, Nuri è il ragazzo della famiglia, e questa famiglia è in un campo profughi, ma il ragazzo viene in qualche modo scelto e ha la possibilità di andare in un kibbutz non lontano dal campo stesso. E tutta la storia non è altro che un racconto del tentativo di questo ragazzo di integrarsi all'interno di questo kibbutz, delle difficoltà che appunto questa integrazione ha. Allora, dobbiamo sapere che i kibbutz in quel periodo in Israele erano kibbutz sorti su un'idea di carattere di tipo socialista. Non era un kibbutz religioso, non c'era la sinagoga, non c'era il rabbino. I ragazzi e le ragazze non dormivano con le famiglie, ma dormivano nelle zone a loro dedicate. Erano kibbutz assolutamente laici. Le ragazze vestivano con pantaloncini corti per andare a lavorare. Il lavoro, fra l'altro, era obbligatorio, si veniva pagati per il lavoro, ma insomma, il kibbutz nel suo complesso era la struttura che, come dire, sostituiva in qualche modo la famiglia. Questi ragazzi, perché non c'era solo Nura, era un gruppo di ragazzi iracheni, di bambini, perché avevano 13 anni, e appunto trovò delle difficoltà, perché vivevano anche dentro il kibbutz dei altri ragazzi che erano nati in Israele e quindi non erano profughi di nessuna nazione, erano figli naturalmente degli immigrati di una generazione precedente che in maggioranza, fra l'altro, erano europei, schianazziti, bianchi, venivano dalla Polonia, dalla Lituania, dalla Germania. E quindi lo scontro all'interno del kibbutz, le difficoltà di integrazione erano tra un gruppo di residenti, di locali bianchi e schenaziti e questi iracheni che arrivavano nuovi nel kibbutz, che parlavano arabo peraltro, che non conoscevano l'ebraico, che lo imparavano lì durante la loro permanenza. E lo scontro non è soltanto lo scontro, diciamo, non era soltanto fra questi iracheni e cose, ma erano anche fra questi giovani iracheni nel kibbutz e le loro famiglie di origine, che non capivano e facevano fatica ad accettare che i loro ragazzi fossero in questo kibbutz, totalmente lontano dalle loro idee, dalla loro religione.
Questo è quello di cui racconto il libro. Gli episodi non è che vi racconto adesso come è andata a finire, cosa è successo, però è tutto un contrasto. Allora, qual è il bello di questo libro? Elia Mir possiede due anime, l'anima del ragazzo nato e cresciuto a Baghdad, che parla arabo, pur essendo ebreo, quindi diciamo era un iracheno di religione ebraica. E invece ciò che incontra che non è altro che persone che abitano in Israele, sono israeliani, ebrei senz'altro, ma israeliani. Bene, questa è, diciamo, la capacità di conoscere queste due realtà è quella che rende questo libro estremamente bello. Allora, altri autori si sono preoccupati di descrivere le difficoltà tra diciamo, gli immigrati di origini diverse e gli israeliani. Abbiamo letto anche nel gruppo di lettura un libro dove si parla degli etiopi, mi stavo dimenticando, che appunto vanno in Israele. C'è un altro libro di Eshkol Nevò che parla invece dei russi che vanno in Israele. Israele è fatta di tutti questi immigrati che portano con sé tradizioni, modi di vivere, abitudini completamente diverse ed è anche una delle, come dire, delle difficoltà che sono presenti all'interno dello Stato di Israele. Bene, e non voglio svelare nulla né come va a finire né cosa succede, però insomma questi sono i motivi secondo me per leggere questo libro. Amir ha fatto un altro libro che io ho letto molti anni fa, che forse rileggerò, Jasmine, che è stato pubblicato, ecco, nel 2008. Quindi più di 10 anni fa ha pubblicato in italiano l'altro libro. Elia Mir è molto conosciuto in Israele, questo libro addirittura viene fatto leggere nelle scuole. Lui ha scritto altri 3 libri che sono stati tradotti in inglese, ma non sono ancora apparsi, non sono apparsi in italiano. Bene, Elia Mir e questa terra promessa, l'editrice è Giuntina, è veramente buona lettura.